Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG dedicata all'informazione. Iniziamo subito dalla cronaca, parliamo infatti delle isole di Ischia e di Procida dove sono stati fatti dei controlli serrati e infatti sono stati arrestati alcuni giovanissimi per spaccio e detenzione di stupefacenti. Ascoltiamo. La notte dei controlli dei carabinieri ischitani comincia in via provinciale Panza del comune di Forio. Un giovane in sella ad uno scooter ha proseguito la marcia dritto davanti a sé senza considerare una curva. A sbaragli la strada, il muro perimetrale di un'abitazione contro cui si è schiantato. Il 24enne è stato portato all'ospedale Rizzoli, lievi lesioni riportate. Lì i militari hanno accertato che il tasso alcolemico era pari al 2,50. L'uomo è stato denunciato mentre la sua patente è ritirata. A Procida invece i carabinieri della locale stazione insieme ai militari dell'ispettorato del lavoro hanno denunciato due soci amministratori di una società che si occupa di lavaggio e verniciatura di natanti. I due hanno omesso di assicurare ai lavoratori la prevista formazione in materia di salute e sicurezza. Denunciato per detenzione di droga e fini di spaccio anche un procidano di 21 anni che è stato controllato a via Dante con un po' di hashish. Nella sua abitazione altri due involucri con la stessa sostanza nascosti nei cassetti dei mobili della cucina. Sequestrati anche 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione ed uno spinello di sostanza stupefacente del tipo hashish. I militari, durante i controlli a Via Dante, hanno segnalato alla prefettura inoltre 3 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. E si parla ancora di bradisismo, sale infatti l'attenzione soprattutto nelle aree flegree. I sindaci tuttavia rassicurano i cittadini. Vediamo appunto alcune dichiarazioni. A Rione Terra, conferenza stampa del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, che ha voluto rassicurare i cittadini dopo gli ultimi eventi sismici. Per ora il livello di allerta resta giallo. Ci sono preoccupazioni e c'è ansia rispetto a questa cosa, ma comunque è tutto monitorato, rientra nella fase un po' più intensificata del fenomeno del bradisismo, ma siamo ancora in allerta gialla e non ci sono evoluzioni significative. Rispetto al tema del bradisismo è giusto che siamo uniti, siamo compatti, naturalmente c'è stata una richiesta fatta per di convocazione di una conferenza dei capigruppo. Io ho detto al presidente che stamattina mi ha chiamato, fatemi fare un attimo una ricognizione di quello che sta accadendo, anche per dare dati certi, dati importanti, e io sicuramente non mi sottraerò, anzi ci ho dato la piena disponibilità a fare, naturalmente come giusto che sia, a dire quello che sta succedendo, le attività che ho messo in campo rispetto a tutte le forze politiche del Consiglio Comunale. Ed è proprio in merito alla tensione legata appunto alle scosse, soprattutto quelle di stanotte e di stamattina, si è parlato soprattutto della sicurezza nelle scuole. Ascoltiamo i dettagli. L'ennesima scossa registrata questa mattina ha generato panico e paura tra i cittadini dell'area flegrea. Il sindaco di Pozzuoli Manzoni ha così disposto la chiusura degli istituti, con i genitori degli alunni visibilmente preoccupati. Stando agli ultimi episodi sismici, ritieni le scuole un luogo sicuro? No. Assolutamente no, almeno quelle della campagna in generale. Assolutamente no, perché comunque non ci sono le infrastrutture giuste, quasi tutte sono da ristrutturare, le scuole non sono sicure per niente. Pure quando c'era il Covid è stata la stessa cosa, abbiamo lavorato diciamo da casa. Penso proprio di no,
perché appena sentono una scossa così corrono quelle povere mamme a prendere i bambini, perché poi una classe di 20 alunni o 25 alunni, tre maestre come fanno a guardare? Lo spero, me lo auguro, non sono un tecnico per poter giudicare, però spero che per quanto riguarda la vita dei bambini siano al sicuro, lo spero. Assolutamente no, ma neanche le case a questo punto, neanche gli appartamenti, tant'è vero che ho già lasciato l'appartamento. Cambiamo decisamente argomento, parliamo infatti delle condanne per oltre 160 anni totali in carcere per il clan di Pianura. Giunto al termine del processo del clan camorristico Esposito Marsicano Calone, attivo nel quartiere di Pianura nella zona occidentale di Napoli, si è concluso con condanne pesanti per oltre 160 anni di carcere. La sentenza è stata emessa ieri dal Tribunale di Napoli dopo un procedimento giudiziario celebrato con il rito abbreviato. Tra gli imputati anche Giuseppe Bellamacina, Antonio e Salvatore Calore, Antonio Frongillo, assolti da alcuni capi d'accusa. Carlo Esposito è stato condannato a 15 anni di carcere rispetto ai 22 anni richiesti dalla procura. Antonio e Salvatore Calone sono stati condannati rispettivamente a 14 e 8 anni. Ciro Marsicano è stato condannato a 16 anni di carcere. Sette imputati inoltre dovranno pagare multe per un totale di oltre 43.000 euro. Parliamo ora di politica, in particolar modo di quanto appunto si possa intervenire a livello lavorativo. Infatti la CGIL ha incontrato i lavoratori della TIM. Ascoltiamo i dettagli. Il futuro digitale è fondamentale per l'Italia e non può prescindere dalla TIM. Gianluca Daniele, segretario generale SLC CGIL Napoli e Campania, ha aperto l'incontro con i lavoratori nella sede napoletana del gruppo TIM, assemblea alla quale hanno partecipato più di 300 persone. È una bella, come dire, assemblea, perché è tanto partecipata e del resto, diciamo, è un po' la parola d'ordine anche del 7 ottobre rispetto alla manifestazione, c'è la democrazia. E il fatto che ci siano tantissimi lavoratori e che ci sia questo dibattito, io penso che sia di per sé un valore. Ovviamente è l'occasione per invitare tutti, non solo i lavoratori ma anche i cittadini, a partecipare alla manifestazione del 7 ottobre e sui temi centrali, il lavoro, il salario, l'equità fiscale, la pace, riuscire realmente a fare una grande manifestazione che sia anche di segnale a questo governo per cambiare rotta. Però è anche l'occasione qui in TIM per parlare della riorganizzazione dell'azienda, dello scorporo della rete, cioè per far sì che il governo in qualche maniera si prenda a carico la sorte di migliaia di lavoratori e il futuro della digitalizzazione di questo paese. E questo si fa solamente salvaguardando la più grande azienda di telecomunicazioni, la TIM. Appuntamento quello di Piazza San Giovanni per manifestare il dissenso contro le politiche del governo, come evidenzia Riccardo Saccone, segretario generale SLC Nazionale. Denunciamo da anni che le scelte che i vari governi, a onor del vero, hanno fatto e stanno facendo su TIM stanno portando questo paese alla insignificanza tecnologica su un pezzo importantissimo, quello delle telecomunicazioni. Il mancato processo penalizza anche Napoli, come sottolinea Nicola Ricci, segretario generale CGIL Napoli e Campania. Stiamo lavorando perché in questo paese ci sia un nuovo modello sociale, economico e di governare il paese. E le proposte che mette in campo questo governo non ci piacciono. La CGIL dunque si prepara alla mobilitazione, l'appello di Pino Gesmundo, segretario nazionale di CGIL. Intanto gli invitiamo alla partecipazione alla manifestazione del 7 ottobre insieme a circa 200 associazioni a livello nazionale che terremo a Piazza San Giovanni e chiediamo se questa linea è condivisibile, se possiamo andare avanti per arrivare anche fino allo sciopero generale. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania annulla l'aggiudicazione del Lido Aurora, Lido abbandonato, Lido storico della città di Bacoli. Ascoltiamo i dettagli. Il Lido Aurora non sarà messo a reddito. Il TAR della Campania ha infatti annullato l'aggiudicazione dello stesso perché il comune di Bacoli aveva valutato positivamente la prima classificata, permettendogli così di occupare l'arenile antistante. Purtroppo il TAR Campania ha annullato l'aggiudicazione fatta dal comune di Bacoli nel momento in cui il comune aveva messo a reddito, a bando, quindi il Lido Aurora. Nel 2021. Ricordiamo, facciamo un passettino indietro, ricordiamo che il Lido Aurora ha avuto diversi problemi dal punto di vista anche con altri titolari. Finalmente si era sbloccata ed è stato fatto un bando. Purtroppo però
Questo bando è stato fatto mettendo, diciamo, a bando non soltanto la struttura che vedete qui alle mie spalle, ma è stato messo a bando anche l'arenile per il noleggio di attrezzature da parte del concessionario. Questo ovviamente andava a pregiudicare quello che era l'interesse legittimo soltanto del bando, che era quello appunto della struttura e non della spiaggia. Noi ancora una volta stiamo ad evidenziare come le incapacità amministrative portano ad un contenzioso che durerà ancora anni e quindi non potrà vedere realizzato l'efficacia del rito Aurora. E allo stesso tempo oggi siamo qui, come vedete su questi muri non ci sono le ringhiere che tanto clamore questa amministrazione faceva rivendicando il mare fuori. Oggi, come vedete, attraverso i bandi volevano anche quest'altro spazio di spiaggia pubblica darlo in concessione ad un privato ed è intervenuta il TAR Campania per bloccare questa procedura. E dimostriamo ancora una volta che si predica bene e si razzola male, che tante iniziative da parte di questa amministrazione sono soltanto spot elettorali, ma nella sostanza, nel concreto, stavano sottraendo ai cittadini di Bacoli ancora una volta uno spazio di arenile libero. Questo è l'obiettivo e il leitmotiv di questa amministrazione. E si parla di economia, in particolare dei nuovi strumenti per lo sviluppo, Banca Progetto e IPC Consulting. Ascoltiamo nel servizio di video informazione cosa sono nei dettagli. Fare il punto su come poter supportare concretamente la crescita delle imprese e quindi dell'economia nazionale, discutere degli strumenti finanziari come il factoring e l'accesso a PNR e ZES unica alla luce della nuova tranche di finanziamenti in arrivo in Italia dall'Europa. Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, IPC Consulting, società di mediazione creditizia, hanno riunito nella sede delle Unioni Industriali alcuni autorevoli interlocutori del mondo economico e istituzionale. L'evento è il più recente della serie di incontri a livello nazionale che già si sono svolti, come confermano Giuseppe Pignatelli, Banca Progetto, e Veronica Rossetto, IPC Consulting. Abbiamo migliaia di imprenditori che in questi anni hanno usufruito dei servizi finanziari di Banca Progetto, soprattutto in Campania, che è una delle regioni trainanti di quello che è la nostra attività. Noi siamo arrivati partendo praticamente da zero nel 2019 a erogare all'incirca 3 miliardi all'anno di nuovi finanziamenti a migliaia di piccole e medie aziende. Le aziende del sud che in questo momento hanno la possibilità di essere trainate dagli interventi del PNRR hanno bisogno di essere accompagnate con tutti gli strumenti finanziari possibili. Quindi il credito a medio e lungo termine va benissimo, ma il sostegno al circolante attraverso il factoring è sicuramente un fattore di grandissimo sviluppo. Il mercato del credito delle imprese, le sfide future dei principali cambiamenti che stanno già riguardando in Italia i prodotti e i servizi a supporto delle PMI, sono questi alcuni degli argomenti al centro dei lavori a cui ha preso parte anche Fausto Galmarini, EOF European Factoring. Il factoring rappresenta un grande sostegno e un supporto alle PMI europee. Parlando poi della Campania, la Campania è il quinto mercato italiano e rappresenta in termini di credito alla fine dell'anno 2 miliardi e 700 milioni, che è il 5,2 del complessivo. All'incontro sono intervenuti l'amministratore delegato di Banca Progetto Paolo Fiorentino con i responsabili della divisione imprese Giuseppe Pignatelli, della divisione factoring e crediti fiscali Giorgio Graziani. Per IPC Consulting è intervenuto il presidente Daniele Discepolo. L'autorevole parterre ha visto anche la presenza di Costanzo Iannotti Pecci, presidente di Unione Industriale di Napoli, Ettore Cinque, assessore al bilancio della Regione Campania, Fausto Galmarini, presidente EOF European Federation Factoring, Luigi Della Gatta, presidente ANCE Campania, Sergio Crispino, presidente di IOP Campania, Vincenzo Schiavone, presidente gruppo Pineta Grande Hospital. Lavoratori in protesta anche nella città di Pozzuoli, in particolar modo facciamo riferimento ai licenziamenti ingiustificati del centro Serapide. Licenziamento illegittimo e pretestuoso. Questo è il grido delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda Serapide che questa mattina hanno protestato in sit-in davanti all'azienda chiedendo l'immediata revoca del licenziamento con il reintegro del lavoratore. Siamo qui perché questa azienda alle nostre spalle ha licenziato un nostro delegato sindacale. È un'azione che si colloca al termine di tutta una serie di vertenze che abbiamo in atto in questa azienda. Noi riteniamo questo licenziamento illegittimo, pretestuoso
e in ogni caso, come dire, strabordante rispetto a fatti accaduti, per cui insieme a tutti i lavoratori del Serrapide sono scesi in sciopero della cooperativa Puteoli, che fa capo alla stessa azienda, ma anche con tanti delegati di altre aziende che manifestano qui alla solidarietà. Siamo qui a chiedere l'immediata revoca del licenziamento e il ritorno in servizio immediatamente del nostro delegato. Il 2 ottobre una serata dedicata a Giorgio, il giovane ragazzo ucciso da un suo coetaneo. Un ricordo soprattutto in nome della cultura che possa quantomeno salvare chi appunto, dove appunto la società e lo Stato non arrivano. Comune di Napoli, Napoli città della musica e Campania Legge e Fondazione Premio Napoli in collaborazione con Teatro di Napoli, Teatro Nazionale e Nuova Orchestra Scarlatti hanno ideato al Teatro Mercadante il 2 ottobre, a poco più di un mese dalla scomparsa del giovane Giorgio, di sera Giorgio, la musica che resta, un momento di ricordo insieme, l'occasione per lanciare un segnale verso il futuro. La cultura è la prima arma da contrapporre alla violenza, formula sobria, un tavolo di dibattito ed un concerto, però entrambi molto significativi delle ragioni della serata e dell'impegno delle istituzioni per la promozione sociale contro la violenza. La cultura, infatti, è l'unica arma contro l'emergenza giovanile di Napoli e di altri contesti. La musica e l'arte in generale, una possibile strada per il riscatto del degrado. Andiamo ora in pubblicità, torneremo per parlare della pagina sportiva. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché? Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giugliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Il peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71 o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Domizia. La tua nuova università. Ora puoi trovare vicino a te il corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, classe di laurea L12. Sono attivi gli indirizzi Turismo e Territorio, Comunicazione Interculturale. L'SSML Domizia ti porterà nel mondo delle lingue senza confini. Da noi inoltre troverai master di primo livello, certificazioni linguistiche, informatiche e tutor sempre al tuo fianco.
Prendi contatti con la segreteria per avere maggiori informazioni. Ben ritrovati. Questa sera il match tra Napoli e Udinese alle 20:45, il fischio d'inizio. I PM della Procura di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'accusa di falso in bilancio. Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei PM partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Intanto il Napoli si prepara al match di questa sera al Maradona contro l'Udinese di Sottil. Gli azzurri, dopo il pareggio a Bologna, sono ancora di più alla ricerca della vittoria. Sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo a dirigere la gara per la sesta giornata di Serie A. Uno stadio sold out ed è per questo, in considerazione dell'elevato afflusso di spettatori previsto, la società sportiva Calcio Napoli ha invitato tutti i tifosi a recarsi presso l'impianto sportivo con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d'ingresso. Continua ad essere nel frattempo in emergenza la difesa, con gli infortunati Rahmani e Juan Jesus. Il Napoli sta valutando difensori svincolati. In pole position Touré, svincolato dall'Eintracht Francoforte a 27 anni, poi a seguire Jones, 31 anni, che di recente si è svincolato dal Manchester United. Nella lista anche Boateng, ex Bayern Monaco. È circolato un video su TikTok in merito al calciatore di Napoli Victor Osimhen, il che ha gelato ancora di più i rapporti tra appunto il calciatore e la squadra azzurra. Ascoltiamo. Abbiamo dei problemi col servizio, andiamo ora con le previsioni meteo. Il meteo è offerto da... Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Il meteo è stato offerto da... Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Onoranze funebri, principe. Una scelta nel pieno rispetto del vostro dolore. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentari. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email
ordini@mepalimentari.com. Azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Vi ricordiamo a seguire del nostro TG l'appuntamento con Tribuna Flegrea, parleremo del match tra Napoli e Udinese e ovviamente di tutte appunto le novità rispetto proprio alla squadra azzurra. Non ci sono ulteriori notizie, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata, vi ricordo l'appuntamento col TG delle ore 14 domani. Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio.